Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, come sempre. Oggi è domenica, domenica 10 novembre. Ho appena finito di pranzare e ho pensato di fare questo video su un fumetto che non è seguito da tutti quelli che. Da tutti gli iscritti al canale, la maggior parte seguono Tex e fumetti Bonelli, ma io faccio i video anche per mio diletto e anche per altri, non solo per gli appassionati Bonelli. Detto questo, il fumetto in questione è Topolino, che ho ripreso a seguire da un paio di settimane. Questo è il numero 3337, con questa bellissima cover del maestro Cavazzano e i colori di Cagol, Giorgio Cagol. Bellissima, vedete bene. A me Topolino, io sono un eterno Peter Pan, perciò se voglio passarmi un po' di tempo a sorridere, insomma, in allegria, quale lettura migliore di Topolino? Ecco qua, quindi Topolino, vi mostro la solita costina e la quarta di copertina con, diciamo, l'anticipazione, diciamo, la pubblicità di un albo in vendita per quanto riguarda il periodo natalizio. Ecco qua, questo uno di Topolino è molto bello, molto bello. Perché si parte subito con la prima storia, il cui titolo è Ingorgopoli, storia nella quale Paperino si ritrova praticamente incastrato in un grosso ingorgo metropolitano, sempre insieme alla sua 313, sempre perché sta svolgendo un incarico per il suo zio Paperone. Ma la cosa bella di questa storia è che è una storia di Marco Rota. Marco Rota, grandissimo, grandissimo disegnatore, autore Disney, che è famoso in tutto il mondo, le sue storie sono state tradotte in tutto il mondo, e che occasionalmente è tornato, diciamo, in Italia e ha dato alla Panini Comics, alla redazione italiana di Topolino, questa storia inedita, inedita. È un grandissimo artista, anche perché il suo tratto è simile a quello di Karl Barks, il grande ideatore, il grande artista, ideatore del mondo dei paperi. Quindi partiamo subito con questa storia in Ingorgopoli, della quale vi mostro la città dell'ingorgo continuo, e sottotitolo vi mostro la tavola, anche quella a fianco, comunque quella importante, la tavola iniziale. Guardate bene l'abilità di Marco Rota già in questa prima tavola, molto precisa, con tutte le auto. Guardate, qualcosa di spettacolare, ecco qua. Grandissimo Marco Rota. Per essere, diciamo, sinceri, la storia è sia di Marco che di Stefano Rota. Ecco, così diamo a Cesare quel che è di Cesare. Dopo questa prima storia in Gorgopoli, veniamo qui. Sapete che io amo le rubriche di Topolino, i servizi, le interviste, contrariamente alla maggior parte dei lettori che si limitano a leggere le storie a fumetti. Io leggo tutto il Topolino. La parte che mi interessa di più è forse quella, non tanto il fumetto, ma tutto il resto. E in questa prima rubrica abbiamo Amici Robot. Amici Robot praticamente che cosa fa? Ci mette a conoscenza del fatto che a Milano si sta svolgendo proprio questa grande manifestazione in cui. Su un vasto spazio, una mostra enorme, in cui vengono praticamente mostrati in versione giocattolo, ovviamente, i robot più famosi della storia letteraria e del cinema. La redazione di Topolino, con un'inviata particolare, credo che si chiami Giorgia, si è recata sul posto e ha fatto questo servizio. Si è recata sul posto durante l'inaugurazione.
E qui vengono mostrati nel servizio diversi famosi robot in versione giocattolo. Tra i più famosi, vabbè, io vi mostro così al volo perché non ho molto tempo per il video, diciamo, vi mostro per esempio quelli della saga di Guerre Stellari che tutti voi ovviamente conoscete. Quindi se vi va di andare a visitare questa enorme fiera. Amici robot, questa estate in zona Milano, non c'è migliore occasione. La seconda storia è Topolino e gli ultrasogni, una storia divertentissima. Gli autori sono, i disegni sono di, il soggetto della sceneggiatura sono di Casti, i disegni di Cavazzano, il maestro Cavazzano, molto divertente. Abbiamo a che fare con due diciamo, inventori abbastanza, una coppia di inventori abbastanza strampalata che ha ideato una macchina che riesce a estrapolare i sogni dalla mente, diciamo, del soggetto, della persona, e a portare nella realtà, diciamo, i mostri dei vari incubi in questione. Ecco, una storia molto, molto divertente, insomma, come tutte quelle che riguardano Topolino. Io credo di avervi già mostrato, ma vi mostro ancora la prima tavola e mi piace mostrarvene anche un'altra, molto molto del maestro. Ecco qua, vedete? Vedete qui che belle tavole di Cavazzano. Ecco. Andiamo avanti dopo la seconda storia. So che a molti questo mio modo di, diciamo, di parlarvi di Topolino non piace, preferirebbero che io parlasse velocemente solo dei fumetti, ma nel mio canale io faccio come mi pare e piace. A me piace parlarne così, due chiacchiere, né più né meno. Veniamo all'altra rubrica molto interessante che è l'agenda della settimana, cose da fare e vedere questa settimana. E ogni volta ci sono dei consigli, cioè uno scopre delle cose che magari non sa, perché ci sono delle anticipazioni in uscita di libri, di film e alcune manifestazioni anche canore, come in questo caso, una già c'è stata il 9 sabato, cioè c'erano i The Police, o Police che dir si voglia, a Milano. Domani, giorno 11, ci sarà NEC, ecco qua, ci sarà NEC, ecco. E per finire, per esempio, il 15, c'è la possibilità, cioè praticamente uscirà diciamo, in commercio il 19° album in studio di Gianna Nannini. Ecco, questo per farvi un esempio di quello che potete, diciamo, scoprire tramite questa agenda settimanale contenuta in Topolino. Un'ottima rubrica, secondo me. Però ognuno ha le sue. Poi abbiamo la rubrica sul calcio che salto a piè pari perché a me non interessa. E poi Paperino, 85 anni di magia, in cui si parla proprio di questa raccolta di francobolli. Io ne ho solo uno perché era il regalo, diciamo, nell'album in questione, in questo 3337, sono facilmente reperibili presso gli uffici di Posta Italiana, costano 1,10 € a francobollo, insomma, niente di costoso. Però interessante è la descrizione che viene fatta all'interno di Topolino, in cui vengono praticamente descritti tutti gli 8 francobolli. Tutti gli 8 francobolli dedicati ognuno a un qualcosa, perché sono gli 85 anni di Paperino. Paperino, per esempio, il primo, ecco, come quello che ho io. Paperino della 313, e vi spiega la storia, la prima apparizione della 313 e così via. Come per esempio il secondo è Paperino e Archimede, poi c'è Paperino e Nonna Papera, Paperino e il suo alter ego Paperinic, vi mostro qualche immagine perché qualcuno dirà, ma non ci può vedere niente. Poi c'è Paperino e Gastone, Paperino e Nipotini, Paperino e lo Zione, Paperino e Paperina. In ogni piccola, diciamo,
descrizione del francobollo viene indicato, per esempio, la data della prima apparizione del personaggio che si accompagna a Paperino, una rubrica molto carina. Veniamo poi alla successiva storia, Paperino, Paperoga e la sfortuna creativa, divertentissima, ecco la storia che mi ha fatto divertire di più, purtroppo alle spalle del povero Paperino, perché Archimede, praticamente pitagorico, si inventa una macchina da scrivere che, se utilizzata, porta nella realtà tutto quello che viene scritto. Ovviamente non vi anticipo nulla, ma come sempre, Paperino ne farà le spese grazie allo strampalato Paperoga. Dopo questa storia si va, ripeto, divertentissima. Andiamo avanti con un'altra rubrica, c'è cioè un'intervista. Io per esempio, non seguo molto la musica, diciamo, giovanile. Per esempio, leggendo questa intervista, ho conosciuto qualcosa in più relativamente a Mika, questo giovane artista di livello internazionale, che io sì, un qualcosa di interessante. Si va avanti, ecco, con la pubblicità di un nuovo, diciamo, album a fumetti stile manga che mi sta incuriosendo, quasi quasi lo vado a cercare. Il titolo è Samurai 8, un nuovo fumetto che arriva in Italia in anteprima mondiale e in contemporanea con il Giappone, in cui praticamente si parla di questo ragazzo che il cui sogno è diventare un samurai, e a quanto pare riuscirà in qualche maniera a realizzare questo sogno. Vi mostro la pubblicità, cioè, 200 pagine, 4,90 euro, edite da proprio dalla Panini, quindi no, scusate, sì, Planet Manga, Panini Comics, quindi insomma, magari lo cerco, vediamo. Io non amo i manga, però questo mi sta incuriosendo. Poi c'è l'altra storia, Archimede e gli ospiti indesiderati, altra storia divertentissima. Archimede alle prese in particolare con insetti o altri tipi di animali. Poi abbiamo il reportage di un in viaggio per l'ambiente fatto da questi ragazzi che con un'ape car sono partiti dalla provincia di Bologna e sono arrivati fino a Stoccolma appunto in questa ape car, in nome, diciamo, della salvaguardia dell'ambiente, dove a Stoccolma hanno incontrato la famosa, ormai a livello social, Greta, di cui tutti parlano. Io non conosco granché, però è una rubrica, cioè un resoconto abbastanza interessante che ho letto. Si conclude l'albo con la seconda puntata di Foglie Rosse, la storia in cui Tip e Tap ospitano questo alieno e insieme a lui dovranno cercare di salvare il pianeta Terra. Ecco, questa è la seconda parte. Dopodiché l'albo si conclude con la solita pubblicità del prossimo numero, con una cover spettacolare, quantomeno. Ecco qua, la cover del numero 3338, un qualcosa di veramente, ma proprio bellissima questa cover. Poi diremo poi di chi ne sarà, diciamo, l'autore. E infine si conclude con la solita storiella conclusiva di una pagina, invenzione in fattoria, la bioplastica con Archimede protagonista, niente di che. Detto questo, esaurito l'argomento Topolino 3337, veniamo all'unboxing di cui ho anticipato nel titolo del video. Unboxing di che cosa? Ragazzi, non ho resistito, l'ho trovato, ne avevo parlato in precedenza, che se lo trovavo lo prendevo, l'ho trovato e l'ho preso. Questo bellissimo calendario, il calendario d'autore 2020, perché si tratta di perché contiene tutte illustrazioni del grande Don Rosa, quindi un qualcosa di veramente imperdibile. 9,90 euro, non è carissimo. Si acquistano prodotti per prezzi più elevati, diciamo, che secondo me non valgono, quindi figurarsi. Questo qui con le illustrazioni di Don Rosa,
non potevo non prenderlo, visto che l'ho trovato, ce n'era solo una copia, addirittura nel reparto edicola dell'Ipercop qui a Crema. L'ho visto, c'era solo questa copia, l'ho presa al volo, ecco qua, subito via questo maledetto celofan. Ecco qua. Vediamo un po', ecco, c'è un albetto contenuto all'interno che io sto guardando insieme a voi, eccolo qua, e vediamo con delle bellissime illustrazioni, un anno con Gio Paperone e con Don Rosa, ecco, veramente qualcosa di... Io Don Rosa è veramente un artista incredibile, a Lucca credo che sì, che ci fosse, che fosse, non so se era presente a Lucca, chi è stato a Lucca e non è andato a trovare Don Rosa, è stato a Lucca per niente, ecco, se è vero che c'era, però non mi ricordo, mi pare di aver sentito che ci fosse, quindi lo dico a questi appassionati della fiera che poi... Insomma, mi hanno preso un po' in giro perché io non sono andato a Lucca, ma se siete andati a Lucca e non siete andati nello stand dove c'era Don Rosa, cosa siete andati a fare? A vedere gli alberi di Tex? Non lo so, veramente, perché qui si possono vedere anche a Milano, ma a me pare una cosa. Comunque, ecco qui, questo, tanto questo video viene visto solo dagli affezionati di Topolino, quindi, cioè, non voglio fare polemica, tanto per, siccome hanno polemizzato un po' con me perché io non sono stato a Lucca, insomma, dicendo che insomma, lasciamo perdere. Quindi comunque veniamo ad aprire proprio effettivamente il calendario, questo bellissimo unboxing, eccolo qua. Ovviamente purtroppo ce n'era solo una copia, non è che si potevo scegliere, questa c'era e questa mi sono dovuta tenere, guardate qui. Nell'albetto si sono visti, diciamo, in piccolo qui potete vedere queste bellissime illustrazioni di Don Rosa, assolutamente imperdibile. Vedete Don Rosa, c'è la firma qui a fianco, veramente qualcosa di eccezionale. Io vi mostro, ah, guardate qui, guardate, io non lo so, buon, cioè, ragazzi, Don Rosa è veramente un grandissimo artista. Io vi consiglio assolutamente di acquistare questo calendario, 9,90 euro, neanche per farlo praticamente, è qualcosa veramente di meraviglioso, ecco, guardate, un vero, togliamo via il cartone che c'è all'interno, qualcosa di spettacolare, ecco. Vi mostro a caso alcune, a random, alcune bellissime, spettacolari illustrazioni. Io, questo è un grandissimo artista, che se ne possa dire, perché sapete, so che tanti, diciamo, non condividono, preferiscono altri tipi di illustratori, ma io, per quanto mi riguarda, Don Rosa veramente eccezionale. Sto guardando per la prima volta i disegni, vi mostro ancora quello di dicembre, di Natale, ve l'ho già mostrato, però lo sto guardando meglio adesso con Paperone, che invece della classica corona natalizia al collo una corona fatta coi dollari, ma guardate che spettacolo, io sono veramente da eterno Peter Pan, resto basito dalla bellezza di queste illustrazioni del maestro Don Rosa, grandissimo, un artista eccezionale. Mettiamo via anche il calendario che poi utilizzerò a affiggerò nella mia stanza. E l'ultima chicca è questa, oggi sempre trovandomi lì nel reparto edicola libri del centro commerciale, ho visto questo volume, l'ho sfogliato e non ho resistito. Anche in questo caso un volume secondo me prezioso, nel senso che per quanto riguarda la fattura, ha un costo irrisorio, perché al centro commerciale c'è lo sconto del 15% su tutto quello che riguarda il reparto libreria, quindi il costo è di 9,78 euro, meno del calendario,
di questo volume edito da Giunti, capolavori della letteratura, Dracula di Bram Stoker e altre storie di terrore. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate che meraviglia. Ecco qua. Ancora devo togliere l'etichetta col prezzo, la toglierò. Lo sto guardando adesso a casa insieme a voi. Qui c'è l'indice, non vi faccio vedere l'indice, sì. Si apre subito con che spavento, questa bellissima. Si parla delle storie di paura, diciamo, ve ne posso mostrare, vi mostro anche, diciamo, queste pagine. Ovviamente devo ancora leggere. E poi si parla anche di Bram Stoker, il vero autore di Dracula, diciamo, che immagino tutti voi conosciate. E qui invece abbiamo a che fare con Bram Stoker. Bellissimi gli pseudonimi che vengono utilizzati nelle storie di Topolino. Un artista eclettico e la prima spettacolare tavola. La prima spettacolare tavola. Vediamo un po', perché io non ho guardato, devo essere sincero, chi fossero gli autori di questa. Mi cogliete, diciamo, impreparato, sono stato sbadato. Vediamo un po', dovrebbe esserci scritto subito, ma non c'è scritto nulla ancora, vediamo. Comunque, vabbè, poi in seguito vi farò sapere eventualmente, non, perché all'interno non c'è soltanto questa storia, ma ce ne sono anche altre. Quindi, dopo la storia di Dracula, che vede all'opera Topolino, ecco, vedete, ma guardate che disegni spettacolari che vede all'opera Topolino, abbiamo anche, ci sono tutte le parti, una storia che sicuramente a suo tempo uscì sulla serie settimanale, adesso è ripresa, è interamente riproposta in questo volume. Io, non avendola letta, perché non è che io seguivo più Topolino, non avendo letto a suo tempo, l'ho acquistato il volume. La seconda storia è Paperino e l'avventura in Transilvania. Eccola qua. Guardate. E io sono come i bambini, fate pazienza. Sono come i bambini. È l'ultima storia, Paperino e il risveglio del Silente. Non vedo l'ora di poter leggere queste tre avventure, diciamo, in questo meraviglioso e bellissimo volume, Dracula di Bram Stoker e altre storie di terrore, edito da Giunti. Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che, ancora una volta, salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di domenica, 10 novembre 2019, e dandovi appuntamento, sempre a voi piacendo, per il mio prossimo video. Viva Topolino! E come sempre, alla prossima.